Avanzano a passo lento, cadenzato dal ritmo dei tamburi, le 35 nuove guardie svizzere chiamate a prestare il loro solenne giuramento in difesa del Papa. Le loro tradizionali alte uniformi colorano di rosso, giallo e blu l'aula Paolo VI, dove si è svolta la cerimonia inizialmente prevista nel cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico, ma poi spostata per la minaccia di pioggia. Il rito militare avviene sempre il 6 maggio, a ricordo dell'eccidio di 147 soldati svizzeri che nel 1527 caddero in difesa del Papa Clemente VII durante il tristemente famoso Sacco di Roma ad opera dei Lanzichenecchi. A presiedere la cerimonia è Monsignor Giovanni Angelo Becciu, sostituto della Segreteria di Stato Vaticana. Presente anche il presidente della Confederazione Elvetica, Willy Maurer, in mattinata ricevuto da Papa Francesco. Le guardie svizzere pronunciano la formula giurando individualmente, ciascuno in una delle tre lingue ufficiali, tedesco, francese, italiano, con una mano alzata e l'altra posata sulla bandiera. Il pontefice in una lettera li ha esortati a essere amici incondizionati di Cristo, prima ancora che soldati esemplari.